Vi farò vedere adesso come, in particolare, come il metodo che io utilizzo per fare un semplice fiore, utilizzando appunto il mio modo di dipingere, molto veloce, è un completamento al video che ho fatto in precedenza, in modo completo. Ora andiamo nel dettaglio, voglio fargli vedere il dettaglio di come costruire una rosa nel mio modo. Quindi partiamo con uno sketch del fiore molto approssimativo. Come vedete sotto c'era già uno schizzo molto più leggero che ora ovviamente Giuliano va a intensificare anche per poterlo vedere di più attraverso la registrazione. Per farvi vedere, diciamo, qual è la. Voi ovviamente potete anche tenere un segno di matita più leggero, però non, i segni di matita servono anche a dare il movimento nel risultato finale. Quindi benvengano. Molto importante dare non tanto un disegno precisissimo, ma un giusto volume a quello che è il nostro soggetto in questo caso. Allora, adesso abbiamo fatto il segno dell'accennato schizzato della nostra rosa. Da dove viene la luce? La luce viene da questa parte, diciamo che arriva da questa parte. Ok, infatti il lato dove tu non hai completato il disegno dei petali. Esatto. Perché così diciamo che il soggetto quando viene investito dalla luce si fonde con la luce stessa. Allora, partiamo con una base. Giuliano lo eseguirà molto velocemente per come lavora lui normalmente, magari parlando poco perché si concentra. Inizio dal centro del fiore, quindi dalla parte appunto più profonda qui, e porto un po' di colore all'esterno sfumandolo. Non abbiate paura a usare l'acqua. Vediamo, allora sfumando, poi porto il colore nella parte bassa dell'ombra, in questo caso do un po' più di colore, Stai usando due tipi di rossi. uno rosso di cadmio e l'altro c'era dentro un po' di vermiglione. È importante anche usare, ad esempio, due tipi di rossi perché ce ne sarà uno un po' più caldo e uno un po' più freddo e in questo modo il risultato finale è meno piatto. Anzi, non è Vediamo, piatto perché è sfumo un po', variegato. sfumato un pochettino, usando solo l'acqua, adesso sfumo i miei petali un pochettino. Allora, questa operazione che lui sta facendo, che è di sfumare il colore, ovviamente è importante eseguirla in base anche al tipo di carta. In questo caso il colore era ancora umido, si sfuma molto bene. Se il colore vi si asciuga, ci sono delle carte che non consentono di poterlo sfumare successivamente. Se la Quindi, fai asciugare velocità. troppo, esatto. Se asciuga troppo, restano i segni ovviamente, i segni secchi.
qui adesso comincio già a, intervengo anche sul fondo un po'. Lavorate per divertirvi. Se volete ottenere un buon risultato, dovete lavorare divertendovi. Quindi in velocità, senza pensieri. Soprattutto sfruttando, cercando di sfruttare l'umidità, diciamo, della carta di non fa. Se dovete asportare, come sto facendo adesso, del colore, dovete farlo, carta permettendo, anche nel momento giusto, ecco, quando non è troppo bagnata, non è troppo asciutta, evidentemente, ma... Tutto per togliere il colore stai usando un pennello sintetico. Sì, e anche il pennello che ho spiegato la volta precedente è quel sintetico che mi serve appunto per fare queste operazioni. Dal momento che il pennello si rovina facendo questo movimento, vale la pena tenerli, perché se necessita di dover intervenire in questo modo, perlomeno non si buttano via pennelli. Anzi, non buttate mai via i pennelli, perché prima o poi vi tornano utili per qualche effetto particolare. Ok. Ora sto usando invece un pennellino, il rigger, il tirarighe, ma usando solo l'acqua per dare un attimino movimento. Ai miei piccoli. Adesso. L'acqua è più che un colore, ti permette di ottenere degli effetti che non sono, con altre tecniche sono impensabili. Intensifico un attimo la zona qui. E questa qui. E quella al centro del mio fiore. Okay, qua ci sarà come vedete sullo sfondo dove scuro si è formata anche una medusa. Da problemi? No, anzi. No, noi la chiamiamo medusa, ma... O cavolfiore. Su questa parte, cavolfiori, fioriture, ognuno ha il suo modo, ma dovendo poi dopo, a parte che un po' si abbassa, ma dovendo poi dopo intervenire con il fondo, diciamo che non dà fastidio. Anzi, diciamo che gli dà ulteriore movimento successivamente. Infatti, quindi adesso faccio asciugare, dopo questo primo step faccio asciugare la carta e interverrò in negativo per tirar fuori il fiore. A tra poco. Eccoci tornati. Eccoci qui, secondo step. Allora, andiamo a disegnare sull'esterno il nostro fiore. Qui abbiamo una foglia. Cominciamo a accennarla con un po' di colore. Metto un po' di colore e poi lo sfumo, ma non totalmente sulla foglia, perché tanto la voglio accennare, farla percepire, di conseguenza non la segno tutta. Questo modo di lavorare si dice in negativo. In negativo, cioè sull'esterno. Ora potete già percepire la vostra foglia in questa zona.
Vai, andiamo a rinforzare alcune parti e vedi, una foglia potrebbe già essere quella. Ora andiamo a cercarne un'altra. Che non necessariamente tu vai a lavorare tutto attorno a tutta la foglia. No, 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 anzi, la devi far percepire, si capisce che c'è perché non è ha un terminata. accenno, ma non è terminata. Qui ne possiamo fare un'altra qui, quindi eliminiamo anche questa fioritura che è stata fatta, ne inventiamo una qui sempre con lo stesso concetto, magari. Anzi, vediamo. Facciamone. Una qui. È bello vedere anche questi cambiamenti in corso d'opera di pensiero, perché fanno vedere proprio la parte creativa. In un certo senso, tu parti da un'idea con un disegno, però dopo anche quello, le macchie che ti si sono formate nel primo step ti Ti possono suggerire strade suggeriscono strade diverse. diverse. Bene. Quindi potrebbe esserne una lì. Mentre potrebbe essere al contrario, lavorare in positivo da un'altra parte, ovvero ne creiamo una. Ecco, qui c'è già questa macchia che esce e potrebbe suggerirmi in questo angolo un qualcosa di positivo invece, anziché negativo, creare un qualcosa di positivo. Quindi con il lavorare in negativo si intende lavorare al di fuori del contorno, cioè fuori del contorno di una forma, mentre lavorare in positivo, in questo caso ad esempio, tu proprio lavori sulla foglia stessa. Oppure una macchia che faccia Sì. percepire che ci sia qualcosa di positivo. Sempre pochi colori. Ah, sto usando un rosso e una tinta neutra. Rosso e tinta neutra. Rinforziamo certe zone. Questo è un ottimo esercizio prima di dedicarsi a un'intera composizione floreale. Anzi, qui la mia rosa doveva entrare. Tu stai lavorando senza foto. Assolutamente, è fantasia questa qui perché non ho nessun riferimento. Faccio vedere che basculo anche. Non ho nessun riferimento, solo prove tecniche, ma neanche prove. È farvi vedere un modo, diciamo così, il modo che io utilizzo per completare, diciamo, quando faccio un discorso floreale o completare il mio lavoro, ma Questo è un ottimo esercizio comunque tecnico. Nel floreale si usa tanta tecnica. sì, lo faccio ogni tanto, ci si mette lì a studiarle queste situazioni, anche perché nel corso dei workshop, nel corso delle. Ti capitano queste situazioni, ma anche per studiare diverse posizioni del fiore, quindi diverse situazioni di luci, e quindi devi abituarti a certi movimenti, a certe tonalità. Quindi Adesso per questa è studiare le un'ombra. composizioni, per studiare
come dire, proprio anche i singoli soggetti, che in questo caso sono le rose, e anche gli abbinamenti cromatici. Abbinamenti. Poi andiamo ancora a interveniamo ancora sul rosa. Anche il fatto di dare una pennellata da destra a sinistra piuttosto che da sinistra a destra sono cose che vanno capite, vanno studiate, vanno. Il fatto di averla data da destra a sinistra è perché volevo un certo tipo di pressione da una parte e rilascio del pennello da un'altra in maniera che si restringesse la pennellata. In questo caso invece posso fare, vediamo se si vede, ma è difficile farlo vedere. Se lo tiri giù verso di te probabilmente si vede faccio di più. In questo modo. E tante volte usare sistemi diversi di pennellate. Tanta semplicità anche. Non eccedere nel tentativo di fare tutti i petali, tutte le pieghe, No, tutte. poca roba è assolutamente. E poi anche lo sfumare, non far tutto secco. L'importante è cercare di conservare la zona di luce, perché è una delle cose che quando cerchiamo di dipingere si tende a perdere facilmente la luce. E dopo rimediare è difficile. E dopo rimediare è difficile. Perché non tutte le carte consentono di togliere il colore, di sfumarlo, come sta facendo adesso Giuliano, che sta rendendo più soffice questo petalo. Sì, asporto del colore. Asportare il colore però non è perché uno ha commesso un errore, no. Perché non vorrei che passasse questo tipo Messaggio. di messaggio, è proprio una tecnica. Ora. Sono effetti che non si potrebbero ottenere in altri modi. Diamo un po' di ombra lì. Molto bello l'effetto vedo non vedo, cioè che si intravedono le foglie, si percepiscono, anche se non sono state completate al 100%, si devono proprio. Andiamo qui, volevo dare un po' di volume alla mia rosa qui. Anzi, esagero. Wow. Appera, wow. Vediamo, certi azzardi possono portare al disastro, ma magari portano anche, ma se non si provano queste cose, alla fine non lo sapremo mai. Di solito i tuoi azzardi portano dei bei risultati. Ma non sempre, si Caspita. tenta, si tenta. Meraviglia.
E sono quelle cose che ti passano per la testa al momento, poi, e tante volte ti fermano anche. Però dico sempre, tentare può portare anche dei risultati migliori, ma se non lo fai, se non ci tenti, Quantomeno dei risultati anche più interessanti più da una normale interessanti, interpretazione. vengono fuori cose diverse, chiaro. Bellissimo. Vediamo, poi dopo, come si diceva prima, adesso farò asciugare ancora perché nell'asciugatura mi porta certi passaggi, me li porta, mi crea delle situazioni diverse adesso perché asciugando si formeranno dei bordi Tu quindi normalmente non potranno. usi il phon per asciugare, giusto? Normalmente no, Lasci lavorare. però in questo caso No, però dico chi lavora a normalmente sì, il casa. consiglio è quello di prendersi del tempo e lasciarlo asciugare così naturalmente. Preferirei, in genere faccio così, lo faccio asciugare naturalmente. Bene, vi rimando a pochissimo perché ho bisogno, necessità di asciugare. A tra poco. Eccoci tornati. Riprendiamo. Asciugate, è asciugata. Adesso intensifichiamo un attimino il fondo. Ancora sulla mia foglia e Sempre tinta neutra. tinta neutra. Ma Non abbiate paura a lavorare sugli scuri, sulle zone scure, perché poi sono quelle che permettono di dare un effetto 3D. Al soggetto, se tutto fosse, cioè se non andate a scurire certe zone, risulterebbe piatto il risultato finale. sì, tante volte l'azzardo è quello che ci vuole. Adesso metto dentro un po' di alizarina dentro nella tinta neutra per dare una certa tonalità allo scuro, anche perché aiuta a scurire la tinta neutra con l'alizarina e vi dà una tinta violacea. È quello che sto cercando. Mio fiore. Poi diamo un po' di profondità in questa zona e quindi ovviamente Giuliano sta lavorando in questa posizione per consentire la massima visione. sì, perché sennò coprirei il foglio con la mia mano e ciò non consentirebbe a voi. Quindi prima tinta neutra, poi tinta neutra con alizarina. Sì, intensifico ancora qui. Ora acquista un po' di profondità e tira fuori di più il mio fiore. Però non ha perso di delicatezza. No, perché non. Cioè, il fatto di andare a scurire nelle zone d'ombra non deve farvi temere, è proprio per ottenere un effetto 3D più efficace. Ora,
in questa zona, approfondiamo di più la rosa, quindi utilizzo un po' di alizarina con un po' di tinta neutra e così, una pennellata abbastanza così, deve solo senza dover dettagliare o cercare la foglia, il petalo, cioè voglio dire, una cosa così. Piccoli tocchi. Massimo. Bello. La sfumatura, perché abbiamo visto sfumato, secco. Molti sarebbero tentati adesso di andare con questo colore più intenso a disegnare tutti i petali. Invece si che è sbaglia, l'errore comune. Perché perderebbe poi dopo di freschezza, di... quindi... tocco così. Una delle cose più difficili, non solo in acquerello ma in arte, è imparare anche a fermarsi a un certo punto. Sì. Direi che poi una velaturina qui. E darei anche in questa sezione potrei scurire un po'. Quindi un po' di colore e poi qualche spruzzo, alizarina, e lasciamogli fare il suo bel lavoro. Una goccia d'acqua, un po' di sale, un po' di pepe. Una goccia d'acqua per Creare del del movimento. movimento, ecco. Cioè, se vedete una zona che è troppo Se è uniforme, troppo troppo. uniforme, ma volete dargli un po' di movimento, una goccia, quando è il momento giusto, chiaramente, una goccia d'acqua e amalgama, sposta il colore e crea delle zone, delle macchie, insomma, Anche ecco, perché il quello. fogliame tra i fiori è molto variegato, sia Esatto, come giochi di quindi ombre, di colori. sì. Adesso prendo il mio pennellino tiraline e per finire faccio piccoli interventi con il colore molto molto secco, Penso. laddove sì, denso, laddove ritengo, ma con dei piccoli segni, piccoli tocchi, ritengo di dover dare un po' di disegno al mio fiore senza farlo tutto, sono piccoli interventi Piccoli tocchi grafici. grafici. Non c'è bisogno di, ecco, vedete, già così con questi due segni mi danno delle forme, mi suggeriscono un discorso, ripeto, non vado a darli laddove c'è luce, ma in genere nella parte più adombrata. Arricchiscono senza però esagerare. Ecco.
Anche qui il giusto equilibrio. Questo equilibrio. Non qui, troppi, se non vogliamo troppo. Dare un po' di rosso qui, in questa zona, per bilanciarlo. E diciamo che... Ora, tante cose che sono state create, vedete, questa luce qui, ma quando si agisce in velocità si creano automaticamente da sole, ci sono delle zone in cui si creano da sole, perché si va veloci, si lasciano indietro delle parti, ma sono quelle che poi ti suggeriscono dei... come si chiama? Il movimento dei movimenti dice, dei tra le foglie, i petali, petali. un petalo, una punta di petalo che si è staccata, al di là del disegno che avete fatto e che non dovete seguire, andate in velocità a fare queste cose qui. Ti restano fuori delle forme, delle macchie, delle zone che col proseguo del vostro lavoro vi completano il modo di interpretare il fiore, cioè lo completano loro, dice, sta bene, lasciaglielo. Dovete Assolutamente. essere voi a dire sì, mi piace e lo lascio. Io avrei sbagliato e mi rendo conto la sarei andata a togliere quella macchiolina che invece sta da Dio. Ma questo credo che sia l'errore di tanti. Vediamo una cosa che non era nella nostra testa all'inizio. No, è il fatto che si tende a seguire il disegno, mentre il disegno deve diciamo, essere preso come riferimento, ma non definitivo poi alla fine. Anzi. Poi certi ritocchi lo si fa a gusto, chiaramente, perché... Ognuno nella sua testa ragiona in modo proprio e di conseguenza c'è chi la rosa la vede in un altro modo e vabbè, quello Ognuno ci ha la sta. sua interpretazione. Questo ci sta. Quindi questi sono gli ultimi interventi. Dico anche perché una rosa, anche un ricciolo, cioè un petalo che si arriccia a una sua ombra sotto e quindi... Allora, questo tipo di esercizio può essere fatto con anche altri tipi di fiori e è validissimo prima di cimentarsi in una composizione florale più articolata, più complicata, per Certo. studiare le forme, per studiare come lavora l'acqua col colore, come lavorare in negativo. E mi raccomando, è l'acqua, anche l'acqua sporca, l'acqua, molta acqua e tanto colore, poco colore, può essere utilissima per creare quelle micro sfumature. Come state vedendo in questo caso, si vede, che se ci pensate bene, un petalo non è piatto, è tutto venoso, cioè comunque, ecco, ma leggere, sono quelle sfumature leggerissime che vi portano proprio a una parvenza più reale, ma non deve essere reale, intesa reale, che devo andare a farla veramente così com'è, ma almeno muove un po' il vostro disegno. Bene, questa qui è una rosa fatta, l'avete visto, in maniera molto veloce. Boh, a me sembra abbastanza fresca, completa, che va bene anche così, da sola così, in un contesto floreale, ecco. Non Assolutamente. c'è, ecco, potrei aggiungere giusto per completare una parvenza di gambo, ma una cosa molto, anche questa, accennata per dargli un senso, a un appoggio, qualche cosa, ma è soltanto un complemento, Un completamento di tutto. ma così parziale, cioè proprio...
Bene, mi sembra un lavoro discreto. Penso che possa, spero che possa esservi, ecco, un'altra cosa che mi è venuta in mente, importante anche, è che dà tridimensionalità al vostro lavoro, sono le ombre. Le ombre, per esempio, in questo caso, questa foglia è piatta, ma c'è un fiore che la sovrappone, quindi è logico creargli anche qui una velatura. Quindi molto leggera. Molto leggera sulla foglia. Questo va ad arricchire ulteriormente l'effetto 3D. Sì, la porta un attimino, ovvio, ho usato un po' di tinta neutra con un po' di... con un po' di alizarina, ecco, per non farla proprio scura, ma dà una profondità alla foglia dell'ombra, mi solleva il fiore, quindi anche piccoli interventi così di ombreggiatura portano al completamento e alla logica, diciamo così, del vostro soggetto, del vostro fiore. Queste macchie che si sono formate da sole perché sono, il colore se n'è andato, il fucsia si è mischiato col fondo. Con la tinta neutra ha creato questo color vinaccia che comunque si sposa con col fiore. Ecco, anche qui è perfetto per me. E poi non abbiamo usato verdi, non abbiamo usato tanti colori, ne abbiamo usati due, in poche parole è una tinta neutra, è un, anzi, sì, un rosso è una tinta neutra, perché qui c'è un insieme di lizzarina e è un po' di rosso di cadmio. Ecco, ma è solo... nel primo step in pratica è stato usato, ma in generale due colori abbiamo tirato fuori così un soggetto credo carino, spero carino, via. Segno inquadratura. Sì. Perfetto. Bene. Speriamo che questo esercizio sia utile a tutti voi ad affrontare il tema del floreale o quantomeno il tema delle rose. Tanto esercizio, allenatevi anche con il disegno inizialmente, tanti sketch veloci, anche su carta semplice. Studiate le ombre, studiate le forme, i volumi, soprattutto per dare equilibrio. E a questo punto e diluizioni, mi raccomando, le diluizioni, imparare bene a dosare l'acqua e il colore. Bene, auguriamo e non avere fretta tutti. Non avere fretta perché anche qui c'è una tendenza a voler vedere il lavoro finito subito, ma forse è meglio aspettare o lasciare asciugare perché l'acqua continua a camminare, si deve lavorare con il colore, deve formare dei giochi di colore, dei giochi delle macchie, quindi come vi ho detto prima serviranno tanto a suggerirvi, saranno molto utili nel proseguo del vostro lavoro, quindi abbiate pazienza. Non, se potete non usate il phon, però ecco. E non demordete, cioè non arrendetevi se la prima volta, la seconda volta non vi viene come. E allenatevi tanto, questo sì. Tanto allenamento. Tanto allenamento. Bene. Vi rimando al prossimo soggetto, non floreale. Vedremo quello che ci sarà in scaletta. Ce ne saranno diverse tematiche, ma ci divertiremo. Bene, buon lavoro a tutti e buone feste anche. E buone feste, sicuramente. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.